occupai il tino a sto terzo. Ho fatto un sogno strano, un sogno del mattino, un sogno strampalato e veritiero, che mi svegliavo ed ero ancor bambino. Partivo che il mio letto era un veliero. Tu dimmi se mi credi, e se mi credi aspettami, è così. Se poi ritorno ti trovo già qui. Siamo rientrati per l'atto terzo dell'occupazione, della riapertura del cinema Altino nel cuore della città, una terza iniziativa che vada nuovamente a dimostrare quale può essere una valida, o meglio, l'unica e necessaria alternativa alla costruzione del nuovo auditorium nel centro della nostra città, una nuova costruzione che prevede una colata assoluta di cemento, una costruzione inutile quando nel centro della nostra città degli spazi chiusi, degli spazi che potrebbero ospitare eventi culturali da centinaia di persone già esistono. Questo del cinema Altino è la contraddizione più evidente, come abbiamo detto è già la terza volta che rientriamo all'interno di questo spazio, ma a pochi metri da qua si trova anche, a poche centinaia di metri da qua si trova anche il cinema Concordi o il cinema Cristallo, insomma ci sono varie strutture, varie posti all'interno di questa città che potrebbero rappresentare una valida alternativa alla costruzione, alla speculazione sulla costruzione del nuovo auditorium. Per fare questo utilizzeremo questa due giorni di programmazione del cinema Altino, con questa sera subito un dibattito alle ore 21 qua con due compagni, due militanti della rete Blockupy di Francoforte, che sono scesi apposta per parlarci, per raccontarci dell'esperienza della tre giorni di mobilitazione che si terrà settimana prossima nella capitale finanziaria europea e a cui parteciperemo, e assieme all'inviato del manifesto in Grecia che verrà a raccontarci della situazione che si sta sviluppando il giorno dopo. Abbiamo anche appunto la fortuna di essere al giorno dopo le elezioni, per cui di poter subito discutere, confrontarci anche con una persona che vive direttamente quella realtà, e tutti insieme provare anche a costruire contro le politiche della Troica, contro un'Europa dei governi e dei poteri, un'idea di Europa delle lotte, un'idea di Europa sociale in grado appunto di ricostruire e anche qua di immaginare collettivamente una via d'uscita dalla crisi. Domani invece, per quanto riguarda il futuro del cinema Altino, andremo a costruire uno spazio di incontro, un dibattito con alcuni compagni del Teatro Valle di Roma, del Teatro Marinoni di Venezia, del nuovo spazio che salutiamo anche con grande affetto, riaperto sabato a Milano, che è lo spazio di Macao, e altre realtà italiane che hanno dato vita a esperienze di autogestione di spazi di cultura. Con loro andremo a confrontarci su quello che appunto vuol dire, su cosa vuol dire riaprire e produrre degli spazi che abbiano la cultura non in termini generici, ma la cultura come bene comune, come proprio obiettivo. E domani sera siamo contenti da questo punto di vista di offrire la prima proiezione nella storia del cinema Altino sul tetto, uno spazio che è stato costruito apposta per essere un cinema all'aperto, non è mai stato utilizzato, e domani sera lì faremo la proiezione di un film a cui teniamo molto, che è la proiezione di Diaz. Il cinema Altino da oggi, dalle 3 di oggi pomeriggio, è di nuovo aperto, invitiamo tutti ad attraversarlo e a costruire con noi un'idea di città, un'idea di paese, un'idea d'Europa diversa. Tre indizi fanno una prova, come diceva Agatha Christie. Questo è l'atto terzo dell'Altino, il quarto sarà permanente.